sento i saluti da parte delle lavoratrici, dei lavoratori della scuola di pace, ovviamente del nostro presidente Simone Fabbri, che avrebbe preferito essere qua al posto mio. E io arrivo adesso dalla scuola di pace, siamo tutti i giorni là, per chi non sapesse dov'è, è proprio nell'area degli Eccidi, quindi andando verso Montesole, sul crinale. Un po' siamo in mezzo alle due valli, fra qui la Valle del Reno e la Valle del Setta. E il lavoro che facciamo è quotidiano, nel senso che appunto oggi è sabato, la maggior parte delle scuole sono chiuse, noi lavoriamo soprattutto con le scuole. Però oggi, ad esempio, c'era un gruppo parrocchiale di Cuneo che rimane da noi per 3 giorni e oggi è stata una delle giornate che è stata quella in realtà dedicata proprio ai luoghi dell'Eccidio. Quindi oggi siamo andati a Caprara, a Casaglia. E abbiamo discusso lungamente di quello che è successo e di che cosa vuole dire nella nostra vita quotidiana. Cosa possiamo imparare dagli eventi tragici per fare in modo che queste cose non succedano più. E quindi, visto il tema appunto di questo incontro, vi faccio presente che ultimamente, soprattutto con tanti gruppi con cui lavoriamo, a volte purtroppo la religione diventa un fattore di scontro invece che un terreno comune di incontro. Questa settimana, ad esempio, abbiamo avuto l'International School di Bologna. Molti degli studenti di quella scuola vengono da altri paesi e alcuni di loro hanno detto di essersi sentiti negli ultimi mesi discriminati, a volte per il colore della pelle, a volte per la religione. E anche nei campi internazionali, che forse è una delle cose più relativamente famose che facciamo, no? I campi di pace, il più famoso è quello a quattro voci, quindi ne fanno parte 10 delegazioni di diversi paesi. Solitamente ci sono 10 ragazzi italiani, 10 tedeschi, 10 palestinesi, 10 israeliani e in alcune edizioni siamo riusciti anche a avere 10 nordirlandesi. Quindi persone che vengono da aree di post-conflitto o di conflitto, e in quel caso forse le dimensioni del conflitto sono tante, c'è cioè quella economica, diverse situazioni che afferiscono alla sfera culturale, e a volte c'è una dimensione religiosa. Il pericolo forse sta nell'analizzare queste cose senza farsi sedurre. C'è un fascino della violenza e a volte la religione viene usata come strumento per dire ci siamo noi e ci sono loro sono diversi e loro sono il nostro nemico, perché non sono come noi. E secondo noi un cammino di pace passa anche prima dall'ammettere che esistono questi discorsi e criticarli poi e vedere come vengono sfruttati per far fare a delle persone cose che magari in realtà, come esseri umani, facciamo fatica a fare, come quella di uccidere. Quindi io ringrazio molto per la presenza qui, per l'invito e auguro i migliori, do i miei migliori auspici per il proseguo dei lavori.